Quindi su tenda. Sì. Continua quindi il weekend in tenda. Continuate qua un po' più qua, forse un po' più comodo, sì, della sì. Tenda normale. Poi inizia così questo weekend, è noto perché siamo in Sicilia, io sono arrivato in realtà da un paio di giorni, sono fermato un po' a Catania per ambientarmi un po' e girare un po'. No, non volevamo svegliarti. Ciao. Passione, siamo arrivati qua e c'era... Sì, il bicetto. Ma poi quanto sei morbido, oddio. E quindi lui vi presento il nostro nuovo migliore amico di questo weekend. Prova a prendere in braccio. Oh mio Dio, fa anche le fusa. Come si chiama il micio? Nero. Nero? Chissà perché. Nero. 2 giorni a Noto con Nero. Ma c'è qualche altro gattino anche in giro? Sì, la sorella che si chiama Bianca e Quindi che è un'altra, Corrado. Oddio, ma è pieno di gatti? 4 gatti. Che bello. Gatti. Siamo... Oh no, no, no. Siamo in un posto bellissimo. Rimettiti a dormire che eri tanto carino. Vado a prendere l'ultimo zaino in macchina, così poi inizio a sistemarmi tutto l'angolo musicale. Scusami, il caddy possiamo usarlo per andare alla macchina o dobbiamo chiedere a qualcuno? Abbiamo avuto l'ok. Perché loro ci vedono così che siamo grandi, dice vabbè questo figurati se non sa guidare, certo vai vai. No, invece mi sa che è stata molto furba e ci ha mandato direttamente alla macchina. Ci riproviamo. Abbiamo davanti a noi un micetto che ha una fisionomia tutta strana, cioè piccolo piccolo, orecchiette super grosse, sembrano tipo i gatti egiziani. Ne voglio uno. Come se ci fosse un'altra razza di gatti qui in Sicilia. Sono tutti molto più atletici, più belli, più giocosi. Quale dei caddy possiamo prendere? Di là. Ah, è di là? Sì, vicino alla piscina di quella parte. Ah, ok, grazie. Fare un giro? Sì. Come chi ci porta? Io? Ciao! Ciao! Bene, bene. Pronto? Pronti, sì. Tu devi andare da qualche parte? Ma si fa indietro con questo? Però come va indietro? Ah! aspetta, aspetta! Mamma mia! Aggiornamento del ecco cosa faremo in questi 2 giorni qui in Sicilia a Noto. Giocheremo con Nero, il gattino, e facciamo gli autoscontri. Non era qua, vero? Non era qua. Tutto sotto controllo. No. No. Ole. Rum! E si sterza. Ah, quella è camera mia. No. Quella è camera mia. Ah, ok, quella. Sono tutte uguali. Piano, 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 piano. Questo sarebbe molto bello per l'ufficio. Ora abbiamo lo spazio. Amici di Utah, non stiamo rovinando niente. Wow. Un po' che cerco del bambù così in giro per farci un flauto. Abbiamo trovato bambù. Mica Nicolas mi ammazza. Che cazzo. Boh! Sono le 3. Abbiamo scoperto che abbiamo solamente un paio d'orette adesso di pausa, perché poi dobbiamo andare verso Ortigia. Siamo venuti qua in Sicilia per un evento di base e anche un po' per noi per staccare. L'evento si terrà domani, è un evento che abbiamo fatto e che faremo appunto di dove dormiamo. Faremo una grande tavolata, una cena, un piccolo live. E visto che appunto eravamo qua, abbiamo detto dai, cerchiamo di estenderla e di aprirla un po' anche a più persone. Quindi abbiamo preso una barca e ci facciamo adesso un giretto. Queste zone, un bagnetto, facciamo un DJ set, sono io e Nicolas. Penso che adesso andiamo a fare un piccolo soundcheck. Ma dici che possiamo andare? Vabbè, posso fare una prova giusto per vedere se... Ma è più per me, per vedere se ho portato tutte le cose. Queste sono quelle cose che non succedono mai, ma no, no, succedono. Hai l'RX2? No. Ok.
No, no, ma è sicuro il discorso per net, magari a tanti gigabyte. Esatto, no, ora stavo rimembrando l'evento di Cervinia che io c'ero, che ero venuto con un ragazzo con le specie Toscana Cervinia. Okay, che... Cervinia Toscana il giorno dopo fu follia, però follia. Anche questo è fisica. Seguitemi per altri consigli. Ciao, ciao. Bella. Bello, ciao. Tudor, piacere. Ciao. Bella. Posso... Bene, oh, bene, bene, bene. Invece sei stato qua in vacanza pure. No, sono venuto apposta, sono stato però 2 giorni prima a Catania, che avevo deciso di salire, di farmi 2 giorni di alla fine passeggiate, a cercare gatti e a fare musica in casa. Vabbè, ho visto le volevo cose, dormire, ho dormito 2 ore. Pareri sul Catania. Ah, a me fa impazzire. Sì, sì, sì. Che passate a salutare, c'era il telefono, pensavo dovessi entrare, eccetera. Ah, frate, ho fatto il vino, qualcosa lo facciamo noi. Basta trovarci e intanto assaggialo, quindi grazie. Madonna, sembra un altro giorno. Siamo usciti, finita adesso la festa. Durata un po' più del previsto, per fortuna, dovevamo rientrare verso le 9, sono le 10, le 11 quasi, bello anche per le persone che sono venute, che penso e spero siano divertite. E tanti pro, tanti contro, cioè contro, era open bar la serata e quindi adesso abbiamo fame. Ci siamo. Io ho fatto un po' una cappellata, infatti chiedo scusa a tutti i ragazzi che sono arrivati a Noto, perché purtroppo ho comunicato per un paio di giorni che l'evento era a Noto. E poi ho scoperto all'ultimo che in realtà era qui a Ortigia, a Siracusa, e quindi ci sono un paio di persone che sono arrivate a Noto che sono fidate più di me che delle info che c'erano. Noi veniamo a cena, dove andate a cena? Poi da Burto, volete salire? Sì. Sì, non nel cassone. Ma possiamo... No, salire dentro? Dentro? No, ma siamo in due. Nel picco, nel cassone però sdraiati. Sdraiati? Va bene. Allora, questo è il bello del fare video con Klaus. Aspetta, fammi usare il Nicolas. Nick! Nick! Eccoci! Arriviamo! Ok, a dopo! Minchia, ma è comodissimo! Ho questo vizio che sono un po' timidino e quindi non comunico tanto l'evento prima, lo comunico magari tanto dopo. E quindi anche appena messo le storie, scrivava in barca, un sacco mi hanno scritto: cazzo, ma diccelo che era Siracusa, diccele ste cose. E quindi ho imparato che devo comunicare meglio, a comunicarlo anche prima dell'evento. Questa potrebbe essere tipo una roba, pensa un vicino, pensa una signora affacciata al palazzo che vede questa cosa qua, ma anche le videocamere della ZTL. Pensa se prendono una multa con il cadavere qua nel cofano. Siamo arrivati? La polizia. Dove? Da quella parte. Vieni. E chill o non è chill? Adesso ci hanno raccattato. Grazie. Aspettate che qualche... Ok. Vai, vai, puoi andare. Vai, 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 più avanti. Vai. Ciao. Piacere. Come avete viaggiato? Bene. Piacere, sì. Piacere, Tudor. Ma in realtà dove siamo noi adesso? Dove andiamo? Guarda, il cinese ho viaggio. Tantissimo. Vero? Ma cassone. Dove ci portate? Buondì, buondì. È stato molto divertente. Scesi dalla barca, poi siamo andati con tutti quelli che erano rimasti lì a mangiarci una cosetta a Siracusa. Passaggio top. Erano 3 metri, amici. Amici carabinieri. Erano proprio 3 metri, cioè non guidavo io. Io non c'entro. Ah, vabbè, abbiamo mangiato tantissimo. E poi siamo entrati qua a casetta, in tenda anzi, e abbiamo montato
in un angolo, una sorta di mini studio per stanotte e per oggi. Potremmo farci un bagnetto, potremmo nerdare tutto il giorno sulla musica, che non vedevo l'ora, che è da tantissimi mesi in realtà che non riesco a prendermi delle giornate dove faccio solo questo. Sta arrivando adesso anche Andrea, un mio caro amico appunto di Catania, con il quale questa sera faremo un'improvvisazione, una gemmata, anzi che suona un po' più serio, che sono un'improvvisazione, sembra che... Questa è una delle cose che adesso mi diverte più fare, perché uno riesce completamente proprio a fare da vettore tra quello che magari senti e quello che la gente c'ha davanti. Ciao! Mancava solo il gatto! Suona... Perché allora, questi sono tutte note, queste. Se tu clicchi un tasto qua, ti fa una nota. Prova a cliccarne uno, vedi. E quelli cosa servono? Questo serve per i volumi. Non andare sulle modulazioni e sul logaritmico, perché il logaritmico è un bordello. Gioca su questo. Da questo è triggerato sia con l'oscillatore che con il filtro. Quindi il filtro poi è un attacco rilascio, capito? Voglio alzare. Vuoi alzare? Però prima devi mettere qualche nota. Se adesso lo metti anche su questi, puoi fare una melodia. Più forte, vai. Esatto. Facciamo il cambio. Senti che... Voglio alzare. Sono al massimo. No, ha scoperto il volume. Tigrotto. Vabbè, comunque, visto che siamo solo noi. Dai, vieni qua, esatto. Qua. Comunque, tigrotto mi fa impazzire. Boom! Il main out. Jack? Doppio jack. Allora, mettilo dove c'è scritto. Caso male io. Ce l'abbiamo. Io se parto da questa roba qua, io qua posso andare avanti per un'ora anche da qua. Salva, vado dopo e... Tanto dopo sarà diverso anche se adesso non tocchiamo niente. Sì, sì, sì. Comunque no. Mi piace, ci siamo ritrovati anche noi sì. nella stessa situazione. Sì, 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 sì. No, poi per il materiale. È fighissimo anche questa cosa qua, anche del tempo che è passato, che poi attraverso le passioni, attraverso le curiosità, le robe, ti vai a ritrovare proprio per... Anche perché all'inizio, cioè, la musica che facevamo era completamente differente, forse. Forse abbiamo iniziato già a fare qualche pezzo prima. Sì, sì, però era, cioè, per me al tempo, specialmente in quegli anni, era ancora più un cerco di capirne qualcosa, quindi cerco di fare un po' tutto. Voglio fare queste cose qua, voglio giocare, voglio parlare di queste cose, scoprire, provare a fare cose che non farei solitamente. E poi non è una gara, quindi, alla fine. No, esatto. Mi pento che il Tudor di 10 anni fa non ha iniziato direttamente con questa cosa qua. Cioè, non pensi che sarebbe stato comunque diverso se avessi iniziato 10 anni fa con questo? Io a volte ci penso. E comunque, se ci sono arrivato adesso, cioè, ritengo che comunque sto sfruttando appieno questa cosa qui. Non so, certo, effettivamente se, certo, per esempio, io 13 anni fa fossi riuscito a non mollare, forse. Dipende dalle persone che vicino. Io sono molto fortunato, che ho avuto Pietro Cucinati. Quando mi fa, se capisci questa cosa qua, capisci un po' tutto. E quindi se io avessi avuto 10 anni fa una persona come ha avuto Pietro, magari quindi un amico appassionato di questa cosa qua, che proprio mi trascinava in questo mondo, se invece sarei entrato lo stesso. Quindi sì, qua mi fa, okay, capire anche quanto è importante la condivisione. Quindi
tra amici, visto che sono comunque nicchie, il parlarsi, il condividere, il non chiudersi e il discorso competitività. Niente, abbiamo fatto un po' di prove, abbiamo sperimentato un po', adesso ho fatto anche un bagnetto, adesso ho rismontato tutto e in modo ordinato cerchiamo di riportare tutte le cose e di rimontarle lì. La valigia ci sta. Poi Massimo, se manca qualcosa, io magari mi metterei le scarpe per venire là. No, giusto così. Almeno che non vuoi provare di uscire di nuovo Giorgio. Abbiamo già un botto di nodo. Niente, peccato, è durato poco. Ma dopo, quel giorno dopo, ma facciamo? Beh, in mezz'ora tendenzialmente, secondo me è tutto in quel momento lì. Se cerchiamo magari un tavolo. Thank you.